Le immagini che state vedendo sembrano di poco conto, ma sono immagini davvero molto importanti, importantissime per il futuro, perché sono le immagini dell'individuazione di un nuovo pozzo per l'approvvigionamento idrico nel territorio comunale di Varsi. L'area operativa di Varsi di Montagna 2000, durante la perforazione di un pozzo, è riuscita quindi a incrementare la risorsa idrica. La perforazione del pozzo è avvenuta in località tosca di Varsi, e ha trovato a 71 metri dal piano della campagna la presenza di acqua sfruttabile, fini idropotabile, e che viene stimata, al momento del tutto indicativamente, in circa 50 litri minuto, che corrispondono nelle 24 ore a circa 72 metri cubi al giorno. Attraverso il serbatoio e il sollevamento posto a pochi metri di distanza, la risorsa idrica disponibile potrebbe essere avviata in porzioni di territorio dei comuni di Varsi, Valmozzola e Solignano, mettendo in sicurezza una porzione del territorio che storicamente aveva problemi nei mesi estivi. Nelle prossime ore verranno effettuate le operazioni di posa dei tubi del pozzo stesso, lo spurgo e le prove di portata, al termine delle quali si procederà con l'analisi di conferma della qualità della risorsa idrica. L'intervento è finanziato con i fondi del Dipartimento di Protezione Civile, di cui abbiamo parlato anche noi alcuni giorni fa, di cui ne abbiamo parlato anche col direttore di Montagna 2000, Emilio Guidetti.